Hello, buonasera. Comunque sì, si fa il terzo capitolo e ho levato il contorno, però penso che faccia più schifo senza contorno. Con contorno? Senza contorno? Già, che dite? Non l'avevo ancora visto, mi sto strozzando le fette biscottate. Meglio senza e allora teniamo senza contorno. Bevo un po' d'acqua se mi strozzo. E non c'era bisogno che io mi alzassi perché l'acqua c'avevo letteralmente sulla scrivania e non l'ho vista. Ora sto avendo un dubbio. Non mi arrivino gli alert. Quasi dimenticavo, devo startare live anche su TikTok. Sì, è questo più quello che ti fa cagare. Lo so! Ho un dubbio, che dubbio? Mio Dio! L'ho sentito fortissimo! L'ho sentito troppo forte! Assolutamente troppo forte! Troppo! Troppo, troppo forte! Avevi parlato di alert? Sì! Però questi erano sound! Non gli alert tipo follow o cose, però penso valga lo stesso, eh! Allora, controlliamo così e in teoria dovrei riuscire a abbassare il volume in modo che non mi partano i timpani. Ok, chat, provate un altro sound. Magari non che mi scasse i timpani. Per favore. Nel frattempo è stato su TikTok. Non ho più cose. Me lo provo da sola allora, guarda. Ottimo. Mi spavento da sola. Esattamente, non si sente e perché il coso sta qua. Lo sa solo lui perché stava là. Ah, ma io non lo sento però. Com'è sta cosa? Allora, devo sistemare. Aska Crash, sei piccolo. Pensa a mia madre a portarmi il cibo. Cibo, ciboso. Aska, problemi tecnici. Esatto, piccoli problemi tecnici perché io non sto più usando Streamlabs come i noob. Sono tornata a usare il mio caro vecchio OBS. Ah, quanto mi mancava. Però, non so, non ho mai settato OBS per fare le live. Io ci registravo i video, quindi è un po' più complesso di così. La vedo un po' più difficile allora. Però dovrebbe funzionare allo stesso modo. Secondo la logica. Allora. No. Non è questo e dovrebbe essere questo. Esattamente. Allora. Ok, forse adesso dovrebbe funzionare. Dovrei sentirli anch'io. Adesso li sento anch'io. Una volta la prof mi ha chiesto: vuoi fare un patto? Io ho detto: ma lo posso fare io. Dovrei levare quel coso che fa. Comunque, startiamo anche su TikTok. Ok, niente, start anche su TikTok, però magari vorrei mettere
vorrei mettere il gioco. Magari. Eccolo. E vai. E a posto, ho startato anche qui, sperando che non mi esplode tutto. Non mi sta piacendo come mi esplode. Mi sta esplodendo il computer, aiuto. Mo mi esplode, fa caput. Un caput proprio boom. Allora, stavo scrivendo nell'altro schermo. A posto. Almeno oggi sto in compagnia del collega. Esatto, oggi sto in compagnia. Ah, mi dispiace Panther. Mi dispiace. In tutto ciò ho un avocado da mangiarmi. Buono. Popete. Ma in che senso? Allora, direi che possiamo iniziare. Non sono pronta, però ok. Si va. Magari abbassiamoci il volume del PC che è troppo alto, eh. Non voglio spaventarmi al primo jumpscare. Cioè, poi continua. Non ho mai iniziato, scusatevi. Perché mi fa fare continua? No, non mi crashare male, non mi crashare male. Ma si sente il gioco o no? Mi sta venendo il dubbio. Mi sta venendo il dubbio, appunto. Lo sapevo, mi ricordo sempre l'ultimo minuto. Cos'è sto coso? Lag, lag, lo so. Oh, chi sei, brutto? Brutto? Allora, se mi lagga troppo, penso che chiudo una delle due live. Cioè quella da TikTok, magari. No, mi sa che dovrei chiudere. O dovrei vedere un attimo i settings. O chiudere la live da TikTok e farla da telefono. Lo so, va a 3 FPS, dai nervi anche a me. Graphic. Ma sta tutto sul low. Mi sa che la live da TikTok la devo fare da telefono. E la farò da telefono, a quanto pare. Oh mio Dio, mi sparo perché scatta. Lo so, donna, scatta tutto perché faccio una roba. Va a fare un giro TikTok. Sì, io levo TikTok. Guarda che bello, sono tornati a fare normali FPS, quindi vuol dire che sì, adesso faccio come ci ho sempre giocato a sto gioco con OBS aperto. Oh mio Dio, funge. Devo ricominciarlo comunque. Torniamo al titolo perché no, adesso lo devo rifare. No, adesso io mi punto lo devo rifare. E devo fare una cosa. Allora, il telefono lo collego. Io potrei anche provare a farlo con la stessa connessione. Aska, hai problemini tecnici? Aska, hai bellissimi problemini tecnici.
Comunque è molto inquietante. Ma no, è carinissimo. Guarda che carino. Vuole solo un abbraccio come Aki Waki. Ma dai, perché lo chiamate inquietante? Vuole solo un abbraccio. Aska Ingegner. Sì, Aska adesso si ingegna. Io mi ingegno perché sto mettendo il telefono. Non so come. Non so come sto mettendo il telefono in modo da prendere almeno una parte dello schermo, tipo sta parte, ok, quella più importante, per fare la live anche su TikTok, per far arrivare più persone. Forse non dovrei avvicinare il microfono così tanto. Oio. Allora, riscemunito di un telefono, ecco. Ah, non hai la connessione. Come non hai la connessione internet? Ma c'è il King, eh sì, c'è il King. Oggi si fa una nuova sigla, non è il momento! Oh, ecco, ce l'ho fatta. Il problema è appunto mettere il telefono. Cioè, sto telefono è veramente un problema dove come metterlo, perché non so come mettermelo. Lo devo per forza mettere vicino alle mani, mi dà fastidio. Ma vabbè. E neanche ci leggo. Porca miseria, non mi cadere. Gli sfracelli. Ah, parli aramaico antico? Aska Bossi. Perfetto. Guarda, magia, così non mi stai assordando. Allora, e prima non mi si sentiva, adesso ti sto assordando. E deciditi. No, Panther, non so che cavolo di sigla sia. Se tu mi scrivi, se tu me la fai sentire, è una cosa. Se tu me la scrivi, è un'altra, perché non mi viene la canzoncina in mente. Allora, io non so davvero come mettere il telefono, porca di una miseria, mi stava cadendo. Perché io ho lo schermo curvo e non ho spazio. Lo dovrei mettere in Svizzera? No, neanche in Svizzera si vede. Porca miseria, quanto odio TikTok in questo momento. Sto odiando TikTok a morte. E bello i capelli che mi trapassano il corpo. Bellissimi i capelli che mi trapassano il corpo, stupendi. Leva sto co. Perché mi ha messo un polipo? Niente, il polpetto mi farà compagnia durante la live su TikTok, ma per favore, storta, in qualche modo riesco a mettere il telefono maledetto. Cioè, io diventerò strabica a vedere la chat anche dal telefono. No, diventerò strabica. Il bello è che se mi cade faccio anche il face reveal. Quindi ti prego, fai in modo che non mi cade, ma che si vede più o meno. Yay! Questo polpo si deve levare dalle palle. No, sto polpetto, perché c'ho un polpo in mezzo allo schermo? Oh! Aska non sa usare TikTok. Ho la pubblicità, perfetto, Panther, la pubblicità a posto. Ah, capelli levati. Ok, miglioramenti, forse ci sto riuscendo. Sto riuscendo nella mia impresa mistica. Dov'era? Effetti, levamelo. Come si leva? Non so come si leva. Ecco, telefono caduto. Belli i capelli che trapassano, vero? Stupendi. È un veramente meravigliosi. Sì, io il telefono lo metto in colonia, però non vedo TikTok. Il YouTube si sta rompendo. Sì, lo si sta rompendo perché mi sto rompendo anch'io. Ragazzi, faremo 2 minuti di gameplay. Sì, probabilmente 2 minuti di gameplay perché già sto a 29 minuti, porca miseria. Odio TikTok. Esprimo il mio odio.
Non ho un punto preciso dove mettere il telefono, dove comprarmi uno di quei cosi che ti tiene il telefono ma che si attacca all'assa del microfono, perché in quel caso andrebbe benissimo. So cosa comprare. Il mio prossimo acquisto è quello, ho deciso. Lo compro subito. Ce l'ho fatta. Stavolta davvero. Ce l'ho fatta. Alla prima botta che tiro, faccio il face reveal. Praticamente. Allora, ricapitolando, torniamo a noi. Di nuovo continua. No! No, volevo rivedere l'inizio io. No. No, il titolo scritto. E quit, va, quitto. No, ho sbagliato. No. No. Stasera va tutto storto. Va tutto storto. Via il lag. Il lag non c'è più perché non sto facendo la live di TikTok da telefono. Cioè, sto facendo la live di TikTok da telefono, quindi ho alleggerito il PC. Sì, clip del face reveal col cavolo. Niente face reveal, mi dispo. Spero che mi cada il telefono se non dovevo lasciare il face reveal. Al basso volume leggermente, proprio leggermente. Ma di cosa? Nel gioco? Ma mi sa di il gioco. Ho il dubbio che sia il gioco, sì, infatti. Eccolo. New game. Vai. Si starta. What's the time? Playtime! Odio questa sigla. Non quello. Ma è un gatto con la coda lunga. Ma è bellissimo. Ma è stupendo. Okay, guys, I promise. Ma è un cartone Always go animato. away. Eventually. Ha messo paura la porta che. Ma ciao, bel gatto viola. Oh. Catnap! Please help us go to sleep, Catnap! We need it, Catnap! Please help us! Sleep! 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 Ma che cos'è quella roba? Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co.'s latest Chi sei? toy? Cosa vuoi dalla What mia you've vita? seen here is Levati. Playtime Co.'s own Smiling Mi vuole Critters, mangiare, aiuto. a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. And like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little grinning Catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all Catnap toys from the Smiling Critters line. His image ma è tutta una cleared from collezione all di promotional giocattoli, è proprio una collezione di pupazzi. Already done, will disappearing No, è be that sparito il easy? gatto, niente. The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Non credo proprio, ha l'alito un po' troppo pesante quel gatto per i miei gusti, eh. Allora, leggo un attimo anche su TikTok. Sto leggendo che voi state dicendo qua su Twitch,
di tutto e di più del solito? Cioè, poverino. Cos'è? Bro, non, che stai facendo? Ciao, sei molto simpatico. No, 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 sei più simpatico. Vaffanculo. Vaffan bene. Vaffan bene. Vaffan bene. Comunque, ciao a tutti quelli di TikTok. Salve. Non mi sta piacendo il fatto che vedo troppe robe muoversi col muro che si muove. Non mi piace. Che faccio, che faccio? Fammi l'impressione di cosa tu dici. Cioè, c'è letteralmente scritto. Cavolo, sto succedendo. Ah! Morirò. Così. Ecco, appunto, schiacciata. Sono morta schiacciata. Spiaccicata. Allora, qui bisogna pensare in fretta, a quanto pare. Se tipo riesco in qualche modo strano a salire qui, sì, forse sì, sicuramente sì, ciao, arrivederci, me ne vado qua. E qui mica mi schiaccia, scusa. Non mi schiaccia. Allora, non sto capendo dove devo andare. Buongiorno. Ah, ecco. Devo salire, ok? Eh sì, devo salire, ma dove? Cioè, ci sta anche lì. Sì, esatto, che da un secondo di gameplay è morta. Ma quello laggiù? Beh, non mi faccio domande. Non mi piace questo punto della fabbrica. Cavolo sono caduta? Ok. Sì, ma dove devo andare? Perché sono andata qui e è tutto inutile. Ho fatto tutta sta roba per niente. Veramente? Penso che quel gatto sarà il mio peggior incubo, peggio di Mommy Long Legs. Se Mommy Long Legs era stronza, immaginiamo sto gatto. Sto vedendo roba anche qua. No, 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 fammi salire. Pistone brutto. Piripipi. Ok, vai. Allora. Sto cercando di capire perché io ho visto una porta di qua, ok? E la porta deve portare da qualche parte, a meno che non sia inutile. E sto andando nella direzione sbagliata, ma non penso perché non vedo niente di là. No, infatti. Sto confondendo, aiuto. Dove ti porta il sole devi andare, certo. Ma stai andando indietro? Sì, sto andando indietro, avanti, indietro, dietro, avanti, sopra, sotto, destra, sinistra. Dove mi porta il cuore? A meno che non mi sto sbagliando.
No, perché io vedo lì sotto una roba, no? Perché non ci posso passare? Mi sono già bloccata? C'è una radio lì, guarda. Non ti credo che c'è la radio. Tu sei fissato mezzo fino a te, mi dici bugie. Dove cavolo? Oh! Mi... Sono... No, niente. Mi stavano intrippando i tubi. Aiuto. Di sotto non ci devo andare. E fin qui ok. Di qua c'è qualcosa. Di qua c'è qualcosa. A meno che non devo guardarmi mai attorno. Oh, salve, non voglio essere schiacciata, non ci tengo. Ci tengo alla mia vita, grazie. Oppure aspetta. Fammi risalire. Ho sbagliato tutta strada. Ho sbagliato la strada. Vai. Allora, questo è un pezzo di fabbrica molto brutto. È orribile secondo me questo pezzo di fabbrica. Una stellina, una stellina. Che carina. E no. Ma in che se... Oh, le animazioni che hanno sono bellissime. Sono bellissime, cavolo, le animazioni. E tu interact? Ho capito. Ah, ecco, c'è la porta. Un'occupazione, però io voglio esplorare bene. Prima di andare nella porta. Vabbè, qui non c'è niente, è tutto rotto. Cosa c'è qui? C'è qualcosa? Buongiorno di nuovo, buongiorno di nuovo, Blu. Help. Help da chi? Chi cosa? Chi dove? Quando? Porto via la sedia, basta. Ah, andiamo. Vai, vieni. Vamos. La sediolina. La bella sediolina. Comunque magari se sistemassi un po' di più... Così? Ok. Però quando ci usciranno i capitoli di Poppy Time su Playa... I don't know. Non lo so. Ci ha messo tantissimo a uscire il primo, figuriamoci il secondo. Aspetta anche il terzo, secondo me nel 2025 metteranno il terzo, come stanno andando le cose. Forse li mettono insieme e basta. Non è proprio partita? Sono buggati i sound. Li sistemo off live. Cioè, posso anche provare adesso, magari. Una cosa veloce. Magari innanzitutto levo che parte quella roba strana, bruttissima, quell'altro suono. Che è questo appunto. Questo non lo vogliamo. E i sound perché non partono? Grazie.
Niente, sono buggati, perfetto. Aiuto. Allora, tornando a noi. Sound. Oddio. Quanto odio quando non funzionano le cose. Che brutto. Adesso partono. Ho risolto tutto. Panther mi ha fatto prendere un colpo. Cosa non funziona? Non funzionavano gli alert. Panda. Non funzionavano gli alert, ora funzionano, ora ci sono, ora posso chiudere tutte le finestre che ho aperto per farle funzionare. E niente, è partito. Oggi questo live è un po' un fail. Sì, un po' un fail. Allora, vai, andiamo su. Niente tubi, niente tubi, niente tubi, per favore. Come stai, Aska? Bene, tu Panda? Tutto bene? Io penso che questa live, cioè questa live, questo gioco. Ah, che bello che c'è la cosa che ho scritto. Sì, che bello. Penso che questo gioco si baserà sui pistoni maledetti. Perché mi arrivano inviti di live su TikTok? Non voglio partecipare, non vi conosco, non so chi siete. Ok, è anche una prova di velocità a quanto pare. Va benissimo, va benissimo. Ma io sto pensando alla roba. Faccio un cartellino sotto il monitor, non so se anche sotto il monitor, ho scritto seguitemi su Twitch, il nome è su Twitch. Così chi viene live su TikTok legge. Porca di quella miseria. No, basta, adesso che mi è venuta l'idea geniale devo svolgere, la devo fare, la faccio davvero. Quando porti quel gioco, sai quale intendo? Quale dei tanti? Perché una lista di giochi è infinita. No, lo sto facendo davvero il cartellino, basta. Vuole vedere quello che ho fatto? Passi su TikTok. Il pennarello è caduto, mannaggia a lui. Lo raccoglierò dopo. Ta! Che bel cartellino. Basta, io ho le mie idee geniali. Hai cenato, Aska? Sì, ho cenato con una tisana. Perché non avevo fame. Probabilmente dopo vado a mangiarmi qualcosa, nel caso ho fame. Ho bevuto una tisana e ora mia madre mi ha portato un avocado, che buono. Allora, devo saltare adesso. Oh.
Oh, vai! Porca di miseria. Ma io faccio una roba... Ah, tutto più puccioso. Faccio tutto più puccioso. No, niente, non ci sono riuscito. Fa fail, fail, faccio fail su fail. Ma, sì. Vado a mangiare un altro chili di patatine. Ma sei detto porca. Allora, ma se io, tipo, faccio una roba, metto un bel cinnamon roll qua, carino e puccioso. Ah, perfetto. No! Ma salve, panda. È arrivato anche su TikTok. Ti vedo. Vai, 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 vai. Grande. Ok. Oh, vai, 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 vai. Porca di miseria. Ma se tipo ci muoviamo... Ma muovere in che senso? Intendi io? Vai, 1, 2, 3. No. Aspetto che risalite. Vai, 1, 2, 3. Ah, siete veramente dei... No, perché è storto? Perché sei storto? Granchirsi. Ah, mi alzo adesso. Vado a raccogliere anche il pennarello. Perfetto. Ora ho raccolto il pennarello e ora sono felice. Basta. Non va l'allert. Ma come? Ah, ma non c'è, non c'è proprio. A sgranchirsi non c'è l'allert, non esiste. Non c'è mai stato. Mamma mia. Sì, oggi è tutta live fail. Mi dispiace. Mi disp, ho fatto tutto ciò che era in mio potere. Se ne va per primo. Che stronzo. Porca miseria, mo so io però. E mo cosa so io. Sto odiando questo pezzo. Ma tipo tantissimo. Che dico la miseria. Vai. Oh, troppo forte, troppo forte, troppo forte. Eh?
Ma che figa... No, 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 no! E non ti puoi nascondere dietro gli occhiali. Ah! Io... Dentro l'event. Ma cos'è sto qua? No, è un mini Bonzo! No! Bonzo! Povero Bonzo! Bonzo! No! No? Allora stavo andando bene prima. Stavo andando bene prima allora. No, invece. Non è qua. Non è qua, qua per forza no. E allora è qua. E no! Sono chiusa qui dentro, basta. Rimarrò qui per il resto della mia vita. Ah, è vero, qua posso alzarmi. L'unico posto è qua. Ora esce Homer Simpson con una ciambella. Sì, arriva Homer Simpson e fa andam, ti mangio. Eh no, allora, qua non c'è niente. L'unica cosa che c'è è qui, no? Sta grata. Qui c'è, vabbè, sto coso. Ah! Buongiorno. Chi l'ha vista? Salve. Dove sono di bello? In che luogo mistico mi sto trovando? Non lo so nemmeno io dove mi trovo, che bello. Vedo una Moby Long Legs sul frigo. Ok. Fa come Majin Buu, ti mangio, ti mangio. Ti mangio. Ti mangio il naso. Playtime Lemonade. Bello. Gli snack del gattino. La stanza sembra quella di Benny se non fosse per i colori. Questo è proprio Playtime. È tutto colorato. Siamo una fabbrica di giocattoli allora. E qui devo portare appunto corrente, ok, quindi mi serve corrente da qualche parte. Qui abbiamo una cassetta, prima cassetta. Vai. Guardiamo. All right, Miss Harper, please explain the situation. Spare no detail. Well, luckily not. All the children. Non ci stanno i sottotitoli in italiano. Audio, vabbè, non ci sta l'audio in italiano. Hanno i sottotitoli. Catnap had the red smoke in the room. Then suddenly there is this scream. Nightmares happen, I know, but this, I mean, dilated pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand and mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something too. Something horrible. She... I'm sorry. I don't mean to. Miss Harper, we'll provide the very best care we can offer. You have my word. But this is important. Did Marie happen to describe what she saw? Yes. A monster, she said. Said that it was colorless. Gosh.
I could feel the poor little heart pounding. For her, it was right there. And her movements, they were so wild. Arms flailing, legs kicking. I wanted to talk to her, see how she's doing. I really need to hear her voice right now. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address at this time. But vitals show normal, and we'll continue to monitor. She'll be okay. Oh. Well, pardon me if I'm not comforted by that. Just bring my little girl back to me. Oh, cavolo. Questa mi sa che era una mamma che ha perso una figlia. Ma voglio pure un divano così. No, vabbè, no, lo voglio anch'io un divano con Huggy Wuggy. Lo voglio anch'io un divano così, stile Huggy Wuggy. Ne ho bisogno. Questo cuscino è bellissimo. Tornando a noi. Allora, a me serve qualcosa che mi dia corrente. Corrente. Bello anche il cuscino del gatto. Ma comunque... qualcosa mi ha corrente, la vediamo, vediamo. Qui c'è una finestra finta, palese. Un giardino finto. E... ah, ma qua sono direttamente batterie. E qui la storia si intira, sì. La storia va più di là, ma è bellissima. Posso spingere, posso saltarci sopra? No. Ma se tipo... oh, cioè stavo laggando per colpa di una bottiglia o quello che cavolo è, che mi c'ero buggata sopra. E una è andata. Ed ecco la seconda. Vai. Prendi la batteria con la mano. L'ho fatto. Che figata! Si illumina troppo. È bellissimo. Basta col tutorial. So giocare a Puppy Time. I'm Bubba Bubbafint. Hey, I remember you. Come cacchio non hai detto di chiamarti? No, 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 no. Che cavolo di nome è? Mi sta squillando il telefono. Sta squillando un telefono? No, non vado dove squilla il telefono. Pronto? Chi è? Pronto? Avete il mio pacco? Come non avete il mio pacco? Criminali. Vai, vai, corri, corri. Ma... no, aspetta. C'è qualche setting... per forza. Mi sa che devo abbassare qualcosa per forza. No, no, per niente, no, ultra non me lo metti per niente. Siccome c'ho il VTuber, appesantisco un sacco il computer, quindi... devo mettere per forza così. O abbassare direttamente tutto, perché mi stanno calando i FPS da morire, mi dà fastidio. Grafica. Tutto basso, tutto basso. Basso e basso. Sì. Salvami le impostazioni. Ok. Ah, muova meglio, mi piace. Un pochino meglio. Vai, 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 vai. Oh, hello. Hello. Ma come qualcuno mi aiuta?
Grazie. Bambina sconosciuta di cui non so il nome, non so l'esistenza, non so se mi trollerai come è successo in FNAF, ma avendo esperienza in FNAF, in FNAF Ruin, io direi che questa bambina mi sta trollando male. Colpe di TikTok Live? No, TikTok non c'entra niente stavolta, perché sto da telefono, quindi non c'entra niente. Però mi apri la porta per gentil cortesia, per favore, grazie. Sono chiusa qua dentro. Oh. La bambina è qua della registrazione di prima, palese. Palese, hai ragione. Ha detto che non vuole che muoio, ok? Se non che muoio, aprimi. E sono io sempre scema perché non vado a controllare. Wow! Did you do that? I guess that's where Catnap found you. I know you're probably mad at Poppy for not letting you escape, but she needs you. We need you. You are our mission. Together, we can save a lot of people, including you. Playcare is straight ahead. It's the home of Catnap. Si chiama Holly. Oh mio Dio. Quindi è questo che è successo al treno. Madonna quanto ha deragliato male. Prendo fuoco, non prendo fuoco. Mio Dio. Ho deragliato proprio male il treno. Allora. Porca di quella miseria. Chi è stato? E che tanto pareva. Scarafaggi, che schifo. Oh, ma che bello, tutto bello colorato. C'è pure il numerino. Guarda che belle stazioni fatte bene. Certo che per essere una fabbrica di giocattoli ha davvero tutto. Mio Dio, c'ho pure i tabelloni. No, secondo me era una città sotterranea solo per i bambini, eh. Ma è soltanto una mia impressione. Niente di che. Questa è chiusa. Oh, ma che bello. Che bella Kiwagi. Che bella Kiwagi. Questa è aperta. Buongiorno. Non sto vedendo così tanto tempo. Allora. Cosa c'è in questo ufficio? Fili. Cavi. Buongiorno. Oh. Ma la porta in faccia si dà. Che cazzo. Afferra la maniglia. Puede. Cioè posso fare le curve adesso. No way. E ho capito però. Ah! Ok, perfetto. Quindi tec tec. E ho aperto sta porta, ok. Ah no, ho sbloccato questo, ok. Ok, va bene, va bene. Hello, buongiorno. Oh, altre cose di Mommy Long Legs. Oh mio Dio, è spazzatura. Che cavolo è sto schifo. Hey, I'm Chicken Chicken.
Wanna go outside and hang out? Chi sei tu? Non ti conosco. Vattene via. La scatolina, va bene. Sempre le solite macchinette con le robe. Un pupazzetto di Eki Waki decapitato, poverino. Poppy. Qui ci sta addirittura il parco divertimenti, cioè... Mamma mia. Open. L'altra leva. No, ho detto open. Ok. Buongiorno. Sì, dove mi porti? Hello. Che cosa sei? My name is Elliot Ludwig. When you look around at the world today, what one thing do you think it needs more of? I asked around once. Money, I never have enough. Understanding, I can never get any. Faith, the common man has lost it. Each answer was different. And I could perhaps see some little truth in each. But I think each was also missing something. Something simple. You see, not one of them could muster a smile. Sto andando giù all'inferno. A smile is hope. A smile is love. A smile is understanding. And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. For it is only through hopes and dreams that we may create a better world. One where our children need not be afraid. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile, they deserve to love, and they deserve a safe home. Dove sto andando? That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co., I announce... Playcare! Our very own on-site orphanage. But it's not only that. It's a school. A playhouse, a place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface, dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. Its teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to all who enter these doors. For what gives life its meaning if not a smile? Che bello. Praticamente hanno avuto un orfanotrofio tutto loro. E di nuovo il telefono di... Dov'è il telefono? Allora, l'ultima volta che ho seguito una voce mi hanno portato a deragliarmi con un treno. Non so quanto fidarmi. Ciao, Giovanni. Ma che belle ste lampade così. Questa di meno. Questa ancora più o meno. Ma questa è bellissima. Vuoi dare un'occhiata veloce? Questa è bloccata. Mi sa che tornerò qui. C'è un botto di roba.
try hopping to the moon with me? Saltare sulla luna con te? Perché dovrei saltare sulla luna con te? Buongiorno. E la Madonna, mi sento un po' osservata. Se quindi sono occhi, mi sento osservata. Ho sentito qualcosa. Ah, ecco. Questa Holly mi passerà tutto attraverso i tubi, a quanto pare. Una porta. Porte rotte. Porta in su. Non ho capito dove devo andare, che bello. Forse... qua? Forse? Io dico forse. No, infatti sempre chiuso. C'è la Playhouse, ma non penso che debba andare lì. E io, ciao Moon. Questa pure è chiusa. Aprite. Niente. Bello. C'è la scuola, c'è il Playhouse, c'è l'ufficio, c'è il toy store, c'è la casa. È bello, carino, questo carino. Guardate i fiorellini. Questa è chiusa, mannaggia loro. Dov'è questa maledetta porta che ha detto? Ah, sta sotto sta porta. Le ho provate tutte. Sono ovunque. Le paperelle. Hey, I'm Crafty Corn. Can you help me with my painting? Pass me the blue, please. Alle teleferiche. Tornare. Aspetta. Dove devo andare? Buongiorno. Buongiorno. Ah, non posso tornare indietro? No, devo per forza andare avanti. Io non ho fatto il tempo a leggere. Poi devo andare. Vado qui, arrivo anch'io. No, non funziona. Dov'è la porta? Allora, io sto qua. Qua, ecco, qui. Quindi, ha detto che verso le teleferiche, guarda la... Dove stanno le teleferiche? Dove stanno?
Cioè, là intendi qua. No, io e la mia stupidità a volte in questi giochi siamo una cosa veramente assurda. Ma io voglio giocare con le paperelle. Posso andare a giocare con le paperelle? No! Mannaggia voi. Quella dove sei venuta? Ecco, vado subito. Vado. Basta, corro. Buongiorno. Ma non c'è una porta qua. A meno che mi intenda questa, ma non penso minimamente che intendesse una porta. È bellissimo questo gioco, è fatto davvero bene. Fatto davvero molto bene. Hello. Hello, ghost. Qui non c'è niente. Magari anche sotto. Eccola, 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 eccola. Non ti chiudere, mi fai paura. Rimani aperta, grazie. Mi sento al sicuro così. Allora, non mi arriva il jumpscare. No? Niente jumpscare? Non aspettavo di sì. Sono confusa di da dove sono venuta. Sono venuta. Sì. No, 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 no. Mi confonde sta cosa del caricamento, mio Dio. Cos'è? Cos'è questa roba che fa caricamento? È orribile. Ciao ape, ciao gatto ape. E la Madonna. Welcome to the gas production zone, the beating heart of the whole evil Playcare system. All that gas you see coming from the machine is made right here in the factory. It's called the red smoke. Right now, it's all headed off to the right. We need to make that red smoke go left instead. That's how we can get to him. The machine will probably have a few dumb safeguards for you to work around, but I think you can do it. I'll call you once it's done. Mi sento un po' in frafruin, non so perché. Corrente elettrica assente. Ok, corrente elettrica assente vuol dire che servono batterie. Se servono batterie vuol dire che le devo cercare. Se devo cercarle vuol dire che devo esplorare. Ragionamento logico. Vedo qualcosa di verde lassù. Ma non è una batteria. Cos'è? Eccola. Hello. Tu mi servi? No, grazie. Ok, e vuol dire che devo arrivare anche qui e mi serve una cassetta verde. E la cassetta verde si trova qui. Così, grazie. Oh, ma grazie della rosellina. Rappa 2.0. Lunghezza del cavo aumentata. Oh, scambia le mani facilmente. Il protagonista è la Madonna. Per interpretare.
Non prenderò più danni da caduta. Ma guarda dove atterri. Ok. Non so più. Sicuramente. È l'ora di giocare. Dov'è il grapp? Eccolo. Addio. Grappak 1.0, qual è che versione sei? Benvenuto 2.0. Premi 2 o scorri la mano. Cos'è sta figata? Cos'è? Cos'è? Ui. Ma che bello il cuoricino. Cuoricino TikTok. Lovami. Ma grazie. È bellissimo. Oh, mo la torcia. La cavo di torcia. Ma su TikTok non siete più niente, oddio. Non siete più niente. Ok, ora si vede di nuovo. E niente, Ghost ha deciso di donare su TikTok robe. Robe mistiche di cui non sono a conoscenza. Sta manina che fa? Accelo i sistemi. Basta. Ma se io volessi spegnere sta torcia? Posso spegnere sta torcia? È diventato un fidget spinner. La Madonna, sei rose. Niente, Ghost è impazzito. Impazzito. Grazie di rose. Infatti dovrei mettere male il terra un po' più così. Ah, quasi riesco a leggere meglio. Allora, non posso spegnere la torcia, che bello. Forse devo andare di qua adesso. Non si può andare. E lì c'è tipo... mi serve una cassetta. Una cassetta marrone. Color cacca. Cassetta color cacca. Abbiamo una cassetta color cacca? Devo parlare? E niente, abusi. Cassetta. Vabbè. Tante faccine. Non trovo una cassetta. Non posso andare neanche di qua. Che bello. Voglio vedere la cassetta. Pronti. Però cieca io che non la vedo. Possibile? Tutto fattibile? Che bel oggetto così. Niente, non la troverò mai, probabilmente. Sono le 21:41, wow. Di già. E
E niente, mi sa che per stasera posso anche chiudere qua. E non domani sera, ma dopodomani sera. Quindi buonanotte a tutti. Anzi, prima che andiamo TikTok. A posto. E niente, direi buonanotte a tutti anche qua su Twitch. E ci si becca dopodomani. Si becca giovedì. Ciao!